Questo non è il nostro tipico video. Non è uno dei nostri diari di viaggio. Non è un resoconto di qualche evento particolare. Non è neppure una delle nostre interviste. Quello che stiamo per iniziare è un percorso che ci porterà nel dietro le quinte, nelle parti di non facciata, nelle stanze meno conosciute, tutto per scoprire una cosa. Il nostro viaggio comincia con la gestione e l'organizzazione dei mezzi che ci portano le notizie dove vogliamo e quando vogliamo. È compito di questa persona curare lo sviluppo e gli aggiornamenti di tutto il sistema, organizzarlo al meglio e mantenerlo fresco e piacevole da consultare. Lo vediamo nei momenti più improbabili della giornata appuntarsi idee e scrivere codice, ma soprattutto testare il corretto funzionamento di tutte le parti del sistema. Oltre alla parte digitale, bisogna mantenere anche gli ambienti fisici. Avere degli spazi sempre impeccabili aiuta ad entrare nella giusta mentalità per lavorare al meglio. Avere gli ambienti ben tenuti, però, è solo il punto di partenza. Per poter ottenere il massimo, occorrono dedizione e preparazione. I nostri guru spendono buona parte del tempo dedicato ad un'opera nel regolare tutte le apparecchiature, in modo da creare prodotti che non sono solo ok, ma speciali. Per i filmati in particolare, le immagini sono solo metà dell'esperienza. L'altra metà è il suono che li accompagna. La ricerca o produzione della colonna sonora che si adatti alle immagini o che dia tono al tutto è un processo laborioso, ma il risultato finale è uno spettacolo. Arriviamo a quello che è il cuore della comunicazione. Dietro ad ogni articolo c'è un investimento non indifferente di tempo dell'autore per curare il contenuto, la forma, l'impaginazione. La stessa cura si trova nella creazione di contenuti multimediali. L'impegno nella creazione si estende anche agli appuntamenti nel nostro calendario. Organizzare tutti gli eventi rende più comodo consultare il calendario e rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti della comunità. Per quanto riguarda i multimediali, il lavoro in studio è solo una parte dello sforzo. La post-produzione può richiedere molto più tempo rispetto a riprese o scatti per confezionare qualcosa che colpisca lo spettatore. L'archivio ha un ruolo fondamentale nell'area comunicazione. È una finestra su ciò che è passato, sia per chi l'ha vissuto e lo ricorda, che per chi lo vive attraverso le immagini o le parole dei protagonisti. Tutto quello che abbiamo visto va però gestito. Bisogna assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe. Organizzare le risorse in modo che non si sovrappongano o si scontrino. Finalmente ci siamo. Tutto il lavoro, prima o poi, conduce qui. Il momento in cui si passa da potenza ad atto, la pubblicazione del contenuto. Pensavate fosse finita? Siamo nell'era del social e la condivisione su tutti i canali di comunicazione è il primo passo per mettere in circolo le notizie e i contenuti che produciamo. Speriamo che questo piccolo documentario su cosa c'è dietro al gruppo comunicazione del nostro oratorio sia stato interessante. Potete trovarci all'indirizzo oratorioleno.it, su YouTube e sui principali social. Vi aspettiamo!